L'esercito tedesco ha appena introdotto il Mark VI, o Tigre. È equipaggiato con un cannone da 88 mm che spara proiettili da quasi 10 kg, in grado di distruggere uno Sherman da più di un chilometro di distanza. Pesa 63 tonnellate e la sua corazzatura è talmente spessa da renderlo praticamente invulnerabile. Alla fine della giornata, l'esercito di von Manteuffel è avanzato moltissimo, creando un cuneo nelle linee alleate. È il terzo giorno dell'offensiva delle Ardenne. La macchina da guerra tedesca avanza verso ovest, in direzione di Clairvaux. Se conquistano la cittadina, i nazisti saranno in grado di procedere dritti verso il loro obiettivo finale, Anversa. Diavolo, succede? L'artiglieria tedesca ha attraversato le nostre linee. Non riesco a contattare il quartier generale. Riprovo. Signore, stanno arrivando i Tigre e pezzi di artiglieria. Prenda tutti i pezzi di artiglieria e occupi quella linea di alberi. Sì, signore. Dammi il telefono. Generale, signore, siamo sotto attacco. Abbiamo bisogno del secondo battaglione. Come sarebbe? La situazione non è matura. Ci stanno polverizzando. Ritirata! Nonostante una strenua resistenza, migliaia di soldati americani vengono uccisi o catturati, mentre le postazioni difensive crollano lungo tutto il confine di 130 chilometri. L'esercito di Hitler ha sferrato un primo colpo devastante. È davvero un fiume in piena che passa attraverso le linee alleate. Ike, le unità tedesche hanno preso Clairvaux e Wills. Stanno avanzando sul bastone. Ci hanno colto di sorpresa. Signori, la situazione deve essere considerata un'opportunità, non un disastro. A questo tavolo io voglio soltanto vedere facce allegre. Mi spiego? George, cosa ne pensi? Che tentino di arrivare fino a Parigi. Poi li blocchiamo e li facciamo a pezzi. Paradossalmente, molti generali alleati considerano la controffensiva tedesca non come una sconfitta, ma come un'opportunità per vincere. In effetti, in questo momento, decine e decine di migliaia di soldati nazisti si trovano fuori dalla Germania, sono usciti e quindi non possono difenderla. Sconfiggerli adesso significa non trovarseli di fronte in futuro quando si invaderà la Germania. E quindi questo accorcerà la guerra. È proprio la risolutezza di Eisenhower e l'audacia di Patton che generano un clima di ottimismo nel quartier generale, risollevando il morale a tutti. Ed è in questo clima che si elabora una strategia per respingere i tedeschi. George, fra quanto puoi attaccare? Posso contrattaccare la mattina del 21 dicembre con 3 divisioni. Il primo colpo deve essere molto forte, quindi facciamo il 23. D'accordo, Ike. L'attacco tedesco sembra davvero inarrestabile, ma il comando americano intuisce il suo punto debole. In effetti, in un terreno coperto da boschi e foreste, i carri armati sono obbligati ad avanzare unicamente lungo le strade. E tutte le strade, nelle Ardenne, convergono su un unico punto, Bastogne.
Sono 7 le strade principali che portano a Bastogne, che è quindi il punto cardine della zona. Se non si conquista la città, non si può spostare l'esercito e i carri armati. E Eisenhower lo ha capito. Per fermare l'offensiva tedesca è necessario tenere Bastogne. Dobbiamo inviare le divisioni migliori. La divisione avio trasportata. Procedi. Comando, qui Bradley, la 101ª. Pronti in 24 ore. Ottimo lavoro. 19 dicembre. I paracadutisti della 101ª divisione avio trasportata vengono inviati a difendere Bastogne. Sono una delle forze di élite dell'esercito americano. Hanno l'ordine di tenere la città ad ogni costo. Sanno che se i tedeschi conquisteranno Bastogne, il Reich controllerà i movimenti nelle Ardenne e probabilmente dividerà in due l'esercito alleato. D'accordo, soldati, muoviamoci subito! Chi comanda la 101ª è un ufficiale di artiglieria, il generale Anthony McAuliffe. Contatta il generale Bradley, digli che siamo qui e pronti a respingere i tedeschi. McAuliffe non è il vero comandante della 101ª, è stato messo qui nell'emergenza, ma svolge il suo compito in modo eccellente, portando la divisione a Bastogne e preparando la difesa della città. L'ultima strada è stata conquistata da un'unità di panzer. Bel Natale, colonnello. Quei bastardi ci hanno circondati. Dove li ha trovati? Sono sbandati e arrivati da tutta la zona. La 101ª raccoglie tutti i soldati sbandati per la difesa, ma non è facile.